Cari amici blogger, primi colonizzatori del grande web, ma che belle notizie che ci sono per il grande web e per internet, ma che belle notizie, notizie che faranno un po' piangere però i giornalisti della carta stampata e della TV con tutta la loro supponenza, e ora dovranno abbassare la cresta, come si suol dire, perché... La trovate su internet, quello che vi dico lo trovate su internet, andate a digitare la voce e vi faccio, ve lo dico come si scrive e poi come si pronuncia, Europe Logs On, Europe Logs On, Europe Logs On. Beh, la ricerca fatta da questo ente di ricerca, che è ha stabilito che tra un anno, cioè nel 2010, il consumo di internet occuperà in media 14,2 ore alla settimana contro le 11,5 ore dedicate al piccolo schermo. Cioè nel 2010 si guarderanno di più i contenuti su internet anziché i contenuti sulla TV, sulle TV pubbliche e private. A favorire il cambiamento di abitudini è la diffusione di internet, che in Europa ha conquistato quasi il 50% della popolazione. Quasi il 50% della popolazione, ovviamente, tolti i bambini e gli anziani che stanno nel ricovero. Questo 50% lo possiamo elevare al 60 o 65%, e riguarda le fasce di età più, come dire, più attive. Ora è importante sviluppare strumenti per misurare l'audience del web che soddisfino gli investitori. Vedete come si sviluppa piano piano il grande web. Poi c'è un'altra notizia ancora più bella, e questa, se andate a digitare il Corriere della Sera di ieri, domenica 26 aprile 2009, a pagina 26 trovate un articolo di Bill Emmott intitolato "I pirati online più forti della legge". Per la verità, io l'articolo lo lessi appena apparve, ma non è sfuggito neanche all'attenzione dell'amico blogger Gaspare Bonomo, siciliano, rino, il quale me l'ha mandato online, mi ha mandato il link. Io l'ho ringraziato, gli ho detto: caro, non mi era scappato questo articolo. E che cosa dice questo articolo? Che cosa dice? Sapete, no, tutta la questione dei diritti d'autore che ha tanto preoccupato i coloni del grande web, no? No, perché tutte le normative per bloccare pirateria, vi di seguito. Che cosa dice questo simpatico autore, che si vede che se ne intende delle cose di questo mondo? Ha detto che non ci sono accordi. Non vanno d'accordo fra di loro le case discografiche, le case televisive, insomma le case che producono contenuti, non sono mica d'accordo tutte nel bloccare la cosiddetta pirateria informatica, no? Pirateria informatica intendasi come scaricare gratuitamente contenuti musicali, contenuti filmici e via di seguito. Non sono d'accordo, e neanche i cantanti sono tutti d'accordo, eh? Perché dicono, loro dicono, e sono le case, quelle che le dicono sono le case musicali e cinematografiche più potenti, e sono anche gli autori, i cantanti anche più importanti, perché dicono: ogni volta che scaricano in maniera piratesca una mia canzone, un mio contenuto, questo contenuto scaricato gratuitamente in forma piratesca, in fin dei conti
è una forma di pubblicità indiretta. È una forma di pubblicità indiretta. Per cui c'è una grande lotta, c'è una grande lotta tra proprio tra le varie case cinematografiche, le varie case discografiche, tra gli stessi attori, autori, cantanti, vi disse una grande lotta, perché neanche loro sanno che pesci prendere, cioè neanche loro sanno qual è il male, cioè lo sanno, sembra che in prevalenza si sia stabilito che il male minore è quello di consentire la pirateria, perché con la pirateria si ottiene una forma di pubblicità indiretta, male minore. E poi si può accompagnare la tolleranza della pirateria abbassando un pochettino i prezzi dei vari contenuti sul mercato. Ecco, cari amici, io lo sapete che il web l'ho sempre chiamato il grande web. Voi lo sapete che io vi ho sempre chiamato i primi coloni di questa grande, grande terra. Ecco, come vedete, niente paura. L'avevo detto io che quello che aveva promesso Barbareschi non si poteva realizzare, perché Barbareschi, poverino, vive fuori dal mondo. Lui non conosce che questa è la terra dell'oro. Non se n'era accorto. Questa è la terra dell'oro, è davvero il Dorado, e se ne stanno accorgendo i lungimiranti, se ne stanno accorgendo e dicono: ma sì, che facciano i pirati, tanto così ci fanno pubblicità senza che noi dobbiamo pagare niente. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.